Pluma poteva essere benissimo un clou del pomeriggio, questo miglio per ottimi 4 anni. In 9, 8 in prima, 1 in seconda, gli ordini dello start, su Langdon Griff c'è Ferruccio Capanna, Lovely Rock, che di galoppo prima dello stacco è il più gettonato. Prende velocità la macchina. C'è lotta per il comando con L'Oreal, alle prese con Look MP. Il targato MP persevera, passa all'attacco della piegata. Il lancio per il Look in 13-2. Look, L'Oreal, poi Laser B, la chance Griff a precedere gli altri. Completamento della prima curva, cavalli davanti alle tribune, i 400 iniziali se ne vanno in 29-6. E davanti alle tribune guida liberamente l'allievo di Ossani, per linee esterne Lester, pedinato dall'8 di Langdon Griff e il 7 di Looney Tunes. 600 in 44-4. I cavalli che affrontano la penultima curva con Luke MP sempre al comando, con Alsauki Lester. Completamento del mezzo miglio iniziale nell'ordine del 1 minuto e un asterisco, e così Luke sempre al comando con Alsauki Lester. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo, si va alla chiusura del chilometro. 14-4 o 14-2 di frazione per il Sugar Cane Hanover di Casa Ossani, che per il momento ha in pugno The Situation. Curva finale, paletto dei 400 conclusivi, 13-8-1, 28-2, 3 quarti di miglio. Allargo generosamente sempre Lester, ma Ossani sembra ancora controllare, ma Lester ci riprova. Allunga Luke MP, prende 2 di margine, scappa via il Romoletto! Scappa via dopo una pennellatura, è un cost to cost, significa viene via Laser B, Luke MP secondo, Laser B, e per il terzo numero 1 la chance Griff. 1,57, chapeau, è Romoletto, un cost to cost di rara qualità, al comando, snocciola anche un po' di stop and go, ma poi con una chiusa in 13,5 va a chiudere facile. Al secondo un ottimo Laser che trova la luce un po' tardi, ma ormai il Look era imprendibile. Al terzo